Ah, era da troppo tempo che non respiravo aria così pulita come questa. Aria di più completa distruzione. Nulla di più sano per le mie narici. Guarda un po' chi si rivede, Polar, eh? Vorrei poterti dire piacere di rivederti, ma non è così. Andiamo, fratello, da quanto non ci vediamo? Ah, credo almeno 2 secoli dall'ultima volta in cui ci ho intrappolato nell'Eternal Dark. Beh, le prigioni sono fatte per evadere, no? Quindi cosa dovrei fare con te? Ucciderti subito o farti patire le pene dell'inferno. E che onore porta un essere così nell'uccidere il proprio fratello quando è bloccato nelle macerie? Giusto, ti curerò. Almeno ci sarà più soddisfazione nel vederti morire tra atroci sofferenze. Ah, non so come gli sia ancora in vita. Fatto sta che sto solo guadagnando tempo. La battaglia è inevitabile, ma questa volta non sono pronto. Armi, armature, è stato tutto perso. Mi batterà al primo colpo, essendo fortunati forse al secondo. Però, se non posso ucciderlo, l'unica cosa che posso fare è cercare di mandarlo indietro. Ma come? Ah, se cercassi aiuto, anche se provassi a chiamare gli altri, su questo mondo sono da solo. Non posso contare su di loro. Ashu deve essere combattuto solo e soltanto da me. Eravamo mente e braccio. Forse posso sfruttarlo a mio vantaggio. Sai, mi sono stancato a curarti. Forse sarebbe meglio ucciderti qui ed ora. E dell'onore! Non puoi finirmi così! E chi lo dice? Tu, fammi il piacere. Quando sarai all'inferno, salutami la mamma. Ah, finalmente se n'è andato. Ora sono libero di fare quello che voglio. Ah, non sei ancora morto? Che perdita di tempo che sei. Ok, ora posso iniziare. Non ancora! Sei proprio una scocciatura, lo sai. Io non voglio combattere. Io voglio ucciderti. Ah, è così. Allora vuoi combattere? Guarda che casualità. Anche io. Che c'è? Hai già finito le energie, piccolo Alfa? Zitto, Shu, tu non parlare. Ah sì, io non dovrei parlare. Sì, non dovresti proprio parlare tu che ti sei fatto chiudere in quella dimensione. Com'era? Buia. Come osi tu? Vile lupo. Questo vile lupo ora ha vinto. Oh no, sei caduto nella mia trappola. Oh, non dirmi che non ti ricordi l'abilità di mamma. Il teletrasporto tra dimensioni per alterare il tempo. Prendi questo colpo e muori! Merda! Ti ricordi il potere di papà? La mossa divina? Ricordi cosa faceva? Ovvio che lo ricordo. Cambiava le posizioni. Sì, ma di chi? Non osare scambiare i nostri corpi! Non mi lascio altra scelta, quindi. Se devo scappare, almeno andrei in un posto dove non potrei mai trovarmi. Tu puntavi a questo, eh? Mi hai appena costretto. Contalo come una vittoria se vuoi, ma io sarò nella tua mente per sempre. Ricordati queste ultime parole. Io sarò sempre dentro di te. Non ti libererai mai del tuo fratellone. Quando avrai la guardia bassa, io sarò colui che prenderà il tuo corpo. Detto questo, alla prossima volta, fratello. Ce l'abbiamo fatta. Ora, però dovrò davvero rimettere a posto tutto. Papà, grazie. E ragazzi, sono il Polar dal futuro che vi parla. Il Polar che ha praticamente finito di editare questo video. E vi voglio fare una piccola conclusione. Come potete ben vedere, sono le 21:52 ed è da non so quanto tempo che sto editando questo bellissimo file, che appunto è il video che dovrete vedere, che state vedendo appunto in questo momento. Adesso metterò anche la mia parte con la webcam. Come avete potuto vedere, è appunto, sembra molto semplice.
Non è facile comunque stare in Vegas. Però, ehi, io ci ho messo davvero, davvero tanto. Più che altro perché durante la fase di rendering mi si è cancellato il file. E il fatto è che io l'avevo fatto il triplo, il quadruplo meglio questo video. L'avevo editato da Dio. Avevo messo i green screen. Avevo messo le immagini, PNG, qualsiasi cosa. Solo che mandando questa cosa praticamente ho cercato di salvarla ma non ci sono riuscito. Mentre renderizzavo il mio computer è esploso la corrente. Tipo io ero... Yeee. E non mi ha salvato il progetto e voglio morire. Quindi io ho dovuto rieditare al volissimo perché questo video è lo speciale di Halloween, quindi non posso farlo tardare di un giorno, non avrebbe senso più farlo. E sto tirando tantissimo, non ho fatto niente che non sia questo e REC, perché oggi dovevo registrare ed editarlo, l'ho registrato ed editato al volo. I miei amici non c'erano oggi, quindi ho dovuto fare con la custom NPC su un mondo single player, quindi le animazioni non sono fatte benissimo. Quindi ragazzi, non uccidetemi se non è venuto perfettamente. Scusate se ho deluso, tra molte virgolette, l'hype che avevo creato con il video precedente, però ehi. Comunque, a parte questa cosa qui, siamo qui per parlare di questo progetto, il progetto appunto Shu. Il progetto Shu non è infatti finito, ok, l'ho usato come speciale Halloween, però era già da un po' che volevo farlo. Chi è Shu? Shu è un personaggio che è il mio contrario, e non è tipo, oh mio Dio, stai copiando Eren Blade, no, non è vero. No, non è, davvero, non è vero, perché semplicemente io sono diverso da lui e comunque io mi rivedo sia in Shu sia in quello che io chiamo Polar, perché io non sono Polar, io sono Francesco. Cioè, so che è strano da dire, però io non sono Polar, io sono Francesco. Cioè, c'è una netta distinzione tra le due persone che io conosco e so benissimo qual è e anche i miei amici conoscono. Come c'è questa distinzione tra Polar e Francesco? C'è una distinzione tra Shu, Polar e Francesco, perché sono comunque tre persone diverse. Con questa persona volevo appunto creare una nuova identità che io non ho mai avuto, cioè quella che comunque io credo e penso molte volte di essere, cioè quello stronzo che fa il cattivo. No, no, a parte gli scherzi. Quello che comunque è un po' stronzo, che non ha sentimenti. Come intanto mi sento, cioè non è un lamento, cioè nel senso ogni tanto ci si sente così e quindi ho voluto creare un personaggio dove ogni tanto buttarci dentro un po' di storia. So che è un pochettino confusionario, c'è cioè la madre e il padre che non si capisce un cazzo, gli incantesimi che non si sono visti, lo so ragazzi. Tempo al tempo, non è la Warcraft, però secondo me potrebbe venire una storia molto bella in quanto come Shu, mio fratello, che sono anche io, ma vabbè. Sono dettagli. E appunto una storia proprio lineare che abbia un inizio e una fine. Non vi spoilerò ovviamente la fine. L'inizio posso anche spoilerarvelo. Questo non è l'inizio. Questo è appunto un Major Stress che per chi non conoscesse è a fatti già avvenuti. Ovviamente ci sarà un video. Non ve lo aspettate. Forse a Natale, forse. Ma anche più in là del prima di questo video. Cioè, in poche parole. Quello che è successo prima tra me e Shu. Sì, so che, cioè, per me è tardi, voi lo vedete normalmente alla una, per me è veramente tardi, devo fare questo video, questo outro velocemente, devo ancora mettere la musica al video, quindi non so nemmeno che musica metterò, ve lo dico. Però, da un certo punto di vista, sono contento perché questo progetto, anche se questo video non è proprio venuto dei migliori, ho fatto copia e incolla di un paio di clip un paio di volte, ma vabbè, sono felice perché comunque ha preso molto di me e l'ha messo dentro. So che magari visto dall'esterno appunto non ha molto senso, però è molto bello il fatto che io riesca a vedermi lì dentro, sia in uno sia nell'altro. E appunto essendo il mio canale, volevo trasmettere un po' di me con voi. E una piccola appunto molto divertente. La parola mamma nel video, cioè a un certo punto la parola mamma, io l'ho detta 4 volte perché non so se si può notare da questo fazzoletto, ma ho raffreddore. E quindi ovviamente quando io devo fare i copioni ho raffreddore, ovviamente, boh, bravo. E quindi niente, per questo video penso che possa essere tutto. Spero ti sia piaciuto, se ti è piaciuto, sì, lascialo un like, lascialo perché davvero mi costa da un casino, quindi lascialo, iscriviti e commenta se ti è piaciuto. Sì, non ho italiano, scusatemi, sono le 22. Detto questo, au revoir, miei piccoli lupi.